Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo parlarvi di Dirceu e in particolare dell'avventura italiana del calciatore brasiliano. Dirceu arrivò in Italia acquistato dal Verona nella stagione 1982-83. Il calciatore brasiliano aveva un curriculum di tutto rispetto in quanto aveva giocato tre mondiali dal 74 all'82, ma forse quello in cui si mise maggiormente in luce fu sicuramente il mondiale del 1978 in Argentina. Fu prelevato dall'Atletico Madrid e in Italia in quel periodo, diciamo, collezionò un piccolo record. Infatti, in 5 stagioni cambiò ben 5 squadre, cioè ogni stagione Dirceu praticamente giocava in una squadra diversa. Infatti, dopo l'esperienza a Verona, giocò anche nel Napoli, nell'Ascoli, nel Como e nell'Avellino. E diciamo che forse la sua migliore esperienza in Italia fu sicuramente quella con la maglia irpina, in quanto con l'Avellino, oltre a realizzare 6 reti, insomma, disputò un campionato veramente sopra le righe. Ancora adesso lo ricordano per i suoi calci di punizione, per quei suoi tiri della distanza di una potenza incredibile. Tant'è che, anche grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol, l'Avellino disputò una grande stagione in Serie A, chiudendo a metà classifica, non lontanissima dalla qualificazione in Coppa UEFA. Successivamente, poi, se dopo aver lasciato in Italia, ci tornò qualche anno più tardi, giocando in eccellenza, giocando nel Lebolitano e poi avendo anche una breve parentesi nel Benevento. Purtroppo, diciamo che la vita di Dirceu si chiuse tragicamente in quanto morì in un incidente stradale in Brasile nel 1995 all'età di 43 anni, quindi veramente molto, molto giovane. Ancora adesso, diciamo, viene ricordato sia in Brasile che in Italia, oltre per le sue qualità tecniche non indifferenti, anche per essere veramente una persona umile, un campione sia in campo che fuori dal campo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.